Gennaro. Sì. Grazie Presidente. Allora io parto da una considerazione positiva del dibattito che abbiamo fatto questa sera e che anche secondo me è importato di quello che è stato detto a Cam, anche se non ha potuto partecipare per i primi lavori. La settimana scorsa in quest'aula il gruppo del partito di maggioranza ha usato nel suo intervento quella dozzina di volte l'avverbio sicuramente. A me sembra che, e anche il fatto che l'assessore non sia qua, tutta questa sicurezza e il dibattito e l'ascolto intelligente che state che stiamo facendo dei cittadini si sia un pochino infrenata. Mi spiace che non ci sia qui interessato a smentirmi o a spiegarmi se ho interpretato male il suo intervento, però questo secondo me è un dato molto molto positivo. Detto questo, quando si fa un intervento di questo genere, perché è un intervento importante in termini viabilistici e complessivi, non solo viabilistici, si deve fare un giudizio di prevalenza. Di prevalenza che deve essere dei vantaggi e degli svantaggi, di prevalenza che deve essere degli interessi dei cittadini e dei residenti su quelli dei turisti, di prevalenza della realtà su dei popoli. Ora, purtroppo, gli svantaggi in questo momento in termini di ore di vita che la cittadinanza e le persone perderanno di qualità della vita che i residenti vedono, come diciamo detto in maniera molto chiara, in promessa o in via di compromissione, e anche di sicurezza, come qualcun altro ha accennato, sono cose che purtroppo appaiono abbastanza certe. I vantaggi, forse per i turisti, forse per una parte di economia, sono tutti un bel punto interrogativo. Veniamo a quella che è il discorso della modellizzazione e tutti i ragionamenti che ho sentito. Anche qua i dati reali sono quelli che ci parlano del disastro di traffico imbarazzante della relazione precedente di Anna. Tutto il resto sono ipotesi fatte su dati storici, ma su niente che abbia una realtà concreta e precisa. Per cui cioè, il problema di fondo è che, ma ce l'avete detto più di una volta, tutto questo sarà un gigantesco esperimento per manie ideologiche, aggiungo io, e andremo poi a vedere cosa ci dirà la realtà, purtroppo. Purtroppo i numeri sono quelli che sono, la giunta voterà questo progetto e andremo a vedere. E però concludo dicendo al mio amico Azzurri che a pagarne le spese, se sarà così, se si dimostrerà che c'è un errore clamoroso di queste valutazioni tecniche, non sarà la parte tecnica, ma sarà su questa cosa e anche su altre, il 24 maggio, la parte politica. Grazie. Buonasera, ringrazio i cittadini che sono intervenuti e mi augurerei che anche in futuro intervengano su tantissimi temi di cui noi ci occupiamo, mentre sono mesi che appunto i cittadini magari esulano, sono solamente qui nei momenti su temi molto caldi. Allora, io faccio solo una piccola osservazione perché non l'ho sentita in questa serata che ritengo molto importante. Mi chiedo se dei cittadini così informati e così attenti come appunto vi siete dimostrati non sappiano che Milano è una delle metropoli europee e credo di tutto il mondo con la minor superficie rapporto verde per ogni abitante, ecco, ed è veramente bassissimo questo verde. Allora, al di là di tutte le questioni di circolazione delle auto, il fatto che praticamente si allarga il parco Seppione, nessuno l'ha detto questo parco viene allargato l'area in cui non circolano le macchine, e per cui non riesco a capacitarmi delle proteste dei cittadini che appunto si avranno dei figli, dei nipoti, non sanno le iniziative che si fanno per educare i bambini ad andare a piedi, andare in bicicletta. Ci sono tantissime associazioni, tra cui le mamme antismog, ci sono dei progetti fatti con le scuole in cui i genitori, i nonni accompagnano i bambini a piedi. Si va verso un'idea di città che è completamente diversa dalle persone che sono in coda ogni giorno. E poi rispondo, sono una civista come tanti consiglieri qui,
solo alla domenica, mi spiace, noi andiamo tutto l'anno in bicicletta, con grande magari fatica, pericolo, però perché abbiamo un'idea di città un po' diversa, sicuramente è faticoso e vabbè, noi tutti facciamo dei sacrifici, però è un'idea completamente diversa questa città e penso che dovrebbe stare a cuore anche voi. Grazie. Pura, pura demagogia. Adesso... Amat regolarmente fa dei rilievi di traffico e in occasione di questo studio è stato fatto un rilievo ad hoc di traffico per questo studio. Sono stati usati comunque anche dei rilievi fatti precedentemente nella primavera del 2013. Sono stati fatti poi ulteriori analisi e conteggi durante le valutazioni micro, là dove sono stati effettuati degli approfondimenti successivi. L'ultima cosa che volevo precisare è che il documento che voi avete in mano fa riferimento a tre scenari. Il terzo scenario, che è stato reputato quello meno problematico, ha subito poi da gennaio tutta una serie di approfondimenti tecnici che hanno portato a trovare quelle soluzioni di riduzione degli impatti che in quel documento erano stati inseriti. Infatti noi volevamo il terzo scenario. Va bene, prego. Questo il documento, come prima dicevo, sarà chiuso nei prossimi giorni perché appunto ancora con polizia locale e con il semaforo stiamo facendo le ultime verifiche rispetto ai tempi semaforici, e appena chiuso sarà pubblicato sul sito. L'assessorato questa cosa ce l'ha chiesta e lo faremo senza problemi. Rispetto alla domanda specifica, quella slide che faceva vedere i generali alternativi, è una slide abbastanza indicativa per dare l'idea che quelle percorrenze che oggi si svolgono nella zona di Polo Bonaparte, per coloro che non sono né destinati né originati in quell'area, saranno indirizzati al percorso esterno. Quindi la domanda della consigliera rispetto alla modifica di itinerari di Tivoli e Arco, non si prevede nessuna modifica attualmente, quindi era solo per indicare che tutto ciò che avviene in ambito locale oggi lì, che è anche traffico di attraversamento, che laddove non sono le telecamere non sempre rispettato, si tenderà a spostarlo anche con segnalica di indirizzamento che è in fase di preparazione sull'itinerario esterno. Ovviamente invece il diretto che è ordinato lì rimarrà qui. Per quanto riguarda invece la parte che è stata prima citata dal consigliere sull'interlocuzione con gli uffici, siete stati chiamati in causa, io immagino, allora, in zona 1 probabilmente non sono mai venuto negli ultimi tempi a parlare di trasporto pubblico nel periodo in cui me ne sono occupato, ma posso dire che con la gran parte dei consigli di zona abbiamo fatto un lavoro di confronto rispetto a proposte, verifiche, e ci siamo visti anche più di una volta, per cui io credo di poter dire anche a nome del dirigente che mi ha sostituito nella gestione del servizio di trasporto pubblico che questa cosa è possibile, per cui se ci sono l'abbiamo fatta nei mesi passati con il consiglio di zona 4, consiglio di zona 6, consiglio di zona 7. Non ricordo, magari mi sfuggite, può essere una vostra proposta arrivata sul mio tavolo. Credo che il nuovo dirigente potrà sicuramente, non arriva più sul mio tavolo, arriverà sul tuo collega, però si può fare un'interlocuzione anche di più serate in cui si vedono tutti gli aggiustamenti possibili. Va bene, grazie. Allora liberiamo i funzionari, ringraziando per la presenza, dopodiché vorrei capire degli emendamenti, a parte quelli del consigliere Testori che ho acquisito, anche se poi probabilmente si li ha riacquisiti. No, non sono ridicendo nulla, sto solo dicendo che ho acquisito. Altri, cioè se ce ne sono altri sarebbe il momento di depositarli, se no discutiamo sul nulla poi. Se ce ne sono, se non ce ne sono, prendo in considerazione quelli. Dopodiché, per repliche c'è qualcuno o devo cominciare? Posso?
Non è che si deve sbracciare, deve semplicemente vedere che sbracciare, non succede subito. No, non sono così veloce. Testore. Buonasera. Lo scopo, come ho scritto oggi, non è tanto quello di convincerci a votare favorevolmente lo smetto, ma quantomeno di, nella nostra ottica, avere un provvedimento il meno possibile dannoso, quantomeno che possa avere un profilo di utilità. In realtà solo uno riguarda la mobilità e tocca l'aspetto che è stato citato da molti cittadini, da stesso direttore del settore, che è quello della sosta dei pullman. Io propongo questo, che il Consiglio di zona viene necessario che non procedere in via definitiva alla presentazione di impegnazione alla realizzazione di un'area sosta dedicata al numero di Puma sul distretto di sosta di Piazza Castello. Questo, come si diceva, secondo noi è un elemento fondamentale prima di poter procedere anche solo non è a pensare alla figura di realizzazione, ma comunque a rendere la permanente. In secondo luogo, come ho detto anche nel progetto precedente, il senso della federalizzazione, ma in realtà l'interesse che si vuole dare turistico da quell'area si può garantire soltanto dando un senso al castello. Quindi io credo che il castello oggi sia, come purtroppo altre strutture, altre risorse in questa città siano una risorsa non utilizzata, quantomeno a meno, anzi in modo molto scarso. Turisti in realtà non la visitano, non visitano il castello, fanno semplicemente l'uscita dal pullman, fanno probabilmente una foto al castello, si girano e iniziano la visita del centro della città, che è esattamente alle spalle probabilmente vedono la fontana, tanto contestata dai passati. Quindi in questo senso io credo che si possa cercare come intervenire. Qua ci sono quanti problemi sono già 600 potrebbe mai essere condiviso dalla 600 grammi al giorno, perché come si condividono le penalizzazioni, ma perché si ritiene, ma credo in modo responsabile che ogni intervento ha